Salve di nuovo a tutti quanti. Riprendiamo il discorso sul marxismo e la massoneria. In Russia, i menscevichi, quelli della rivoluzione di febbraio, oppositori dei bolscevichi, erano quasi tutti massoni. Il primo per tutti era Kerensky. I massoni borghesi presero il potere contro lo zar aristocratico e a quel punto dovevano essere gli operai a scardinare il potere borghese. Questo è diciamo, il riassunto che feci anche nell'altro video della dialettica marxista, cioè c'è la aristocrazia, la borghesia, che come devo dire, la massoneria è l'espressione del potere borghese, ha scardinato l'aristocrazia, e adesso l'operaio doveva scardinare il potere borghese, cioè la massoneria. Massoneria era per Marx il partito borghese. Nel governo mencevico 10 ministri su 11 erano affiliati alle logge. Lenin non si trattò più tanto del problema massonico, diciamo che soltanto si oppose alla Fabian Society, che era una loggia massonica, che appunto difendeva gli interessi borghesi. In Italia, nel Partito Socialista Italiano, il PSI, quando ancora non c'era il PC, non c'era ancora il Partito Comunista in Italia. Nel 1914 si divise il partito, diciamo, c'era un'ala pro massoneria, o addirittura costituita da massoni, e quella antimassonica. Fra gli antimassoni c'era, per esempio, Giovanni Zibordi, e vi riporto fra gli link in descrizione il suo intervento contro la massoneria. E perché il socialista non doveva assolutamente fare parte della massoneria? Fondamentalmente, comunque sia, erano i massimalisti a essere antimassonici, i riformisti pro-massoni, a favore della massoneria. Però Zibordi era un riformista, questo va specificato, non era necessariamente così. Sul sito della Gran Loggia d'Italia, l'articolo lo metto in descrizione, si spiegava il perché molti socialisti e comunisti erano contro la massoneria. Una delle ragioni era l'interclassismo, cioè invece di promuovere la lotta di classe, cioè invece di mettere gli operai contro i padroni, si mettevano tutte le classi insieme, come oggi sostanzialmente, ormai non c'è più questa distinzione tra le classi. Quindi fermava la lotta di classe, fondamentalmente. Sostanzialmente poi, comunque sia, come dicevo prima, i massimalisti, che tendenzialmente erano antimassonici, furono poi quelli che si staccarono, anche se non tutti, no? Si staccarono dal PSI e fondarono il Partito Comunista d'Italia. Comunque, fra i massimalisti antimassonici c'era anche Mussolini, che non fece parte ovviamente del Partito Comunista. Comunque, nel 1914 la mozione antimassonica riuscì a ottenere la proibizione agli iscritti del partito di essere massoni. I massoni non potevano entrare nel partito. Sostanzialmente, i fondatori del primo partito comunista in Italia erano quasi tutti oppositori della massoneria. Tutto, quasi tutti, non lo so. Spesso i socialisti riformisti, o revisionisti, socialdemocratici, prima di tutti Bernstein, erano massoni. Einstein era il padre della socialdemocrazia tedesca, fondatore del partito che affianca Angela Merkel alla guida della Germania. Che inutile dire, sono tutti ultraeuropeisti, anche sarebbe il partito capo, diciamo, del Partito Socialista Europeo, di cui fa parte anche il PD italiano. Come è ridicolo chiamare socialista il PD italiano, mamma mia. Comunque, non sto dicendo che i massimalisti comunisti erano antimassonici, revisionisti, riformisti erano tutti massoni o filomassonici, però tendenzialmente era così. I massimalisti comunisti erano contro la massoneria e gli altri tendenzialmente, per via del fatto che cercavano, diciamo, un compromesso con il capitalismo e la borghesia, c'erano molti che erano massoni. Ok? Una delle ragioni per cui molti comunisti erano massoni, perché comunque sia l'origine massonica c'è, come spiegavo prima nel video dell'altra volta, però c'è il partito comunista di Marx ed Engels,
non ci siamo proprio rotto con la massoneria. Se siete persi video l'altra volta, vedetevelo. Vi spiego perché Marx ed Engels erano contro i massoni. Nella seconda internazionale, i comunisti italiani e Trotsky riuscirono a far proibire l'appartenenza alla massoneria ai partiti membri della seconda internazionale, perché erano borghesi e segreti, diciamo, una specie di Stato nello Stato, diceva Trotsky. Questa espressione che si rifà al partito nel partito di cui parlava Engels, cioè il segreto massonico, nei partiti comunisti, si creano un partito nel partito. Invece Trotsky poi coniò l'espressione Stato nello Stato, poi ripresa dai fascisti che si opponevano alla massoneria, ovviamente. Grazie a Trotsky quindi fu dato l'ordine di espellere tutti i massoni dai partiti comunisti entro il 1923. Trotsky si inimicò la massoneria, quindi la puttanata secondo cui Trotsky, in quanto giudeo e comunista, era un massone, quindi puttanata. Poi comunque fu un problema enorme, perché soprattutto il Partito Comunista Francese era zeppo di massoni. Non ci riuscirono a espellere tutti i comunisti. Non ci riuscirono. Tutti i comunisti. Strauss scrisse un articolo chiamato Massoneria, una forza controrivoluzionaria. Ed è notato non è che fu il trotskismo, no? Che è una corrente unita eretica del marxismo. In tutti i paesi del socialismo reale, chiamiamoli di dittature, no? Tranne Cuba, la massoneria fu proibita perché era considerata controrivoluzionaria e borghese. Da noi in Italia, soprattutto Amadeo Bordiga, ma anche Antonio Gramsci, scrissero dei testi contro la massoneria, perché appunto borghese e antirivoluzionario, al meglio, controrivoluzionario. Faccio degli esempi, sono tutti poi citati in descrizione. Se non mi credete, non sono puttanate che mi sto inventando io. Non sono cose complottistiche, questi sono scritti di autori marxisti. Nel 1912, quando c'era ancora il PSI, prima della scissione, scusate, c'è un articolo nella rivista L'Avanguardia. Bordiga pubblica un articolo chiamato Combattiamo i massoni, dove dice: socialismo e massoneria sono incompatibili, perché la massoneria è borghese, è patriottica, e la democrazia di cui parla è uno strumento della borghesia. Cioè, per Marx, la democrazia era la dittatura della borghesia sul proletariato, mentre poi il socialismo doveva essere la dittatura del proletariato sulla borghesia, che poi è un controsenso della dittatura del proletariato, questo è un altro discorso. Per Bordiga, hanno scritto del 22, invece, la borghesia di sinistra, tramite la massoneria, ha distolto la classe operaia dai suoi veri obiettivi socialisti e dalla lotta di classe, usando una retorica anticlericale in comune sia al marxismo che alla massoneria, e intortandole su cose sul libero pensiero, diciamo. Per Gramsci, invece, la massoneria ha permesso il fordismo e lo slancio del capitalismo americano e della finanza internazionale. Poi una cosa interessante. Alcuni complottisti parlano male del Rotary Club, ma è stato Gramsci, il primo, per me uno dei primi, ad aver accusato il Rotary Club di essere un'organizzazione massonica o paramassonica o ad essa collegata. Poi, quando fu fondato il Partito Comunista Italiano, la massoneria era considerata pericolosa, era uno strumento degli americani per imporre il loro potere. Infatti, gli statunitensi, dopo, sapete che il fascismo aveva fatto chiudere le loggie massoniche, mise i massoni al confino, insomma, Amoruso aveva combattuto la massoneria, però questo è un altro discorso sul rapporto tra fascismo e massoneria. Gli americani stanno aiutando a far ricostruire la massoneria in Italia. Anche nel Partito Comunista Italiano era proibito a un massone avere la testa del partito. Anche fino al Partito Democratico della Sinistra, quindi dopo l'assolimento, quindi dal 1914 fino a dopo il muro la caduta del muro di Berlino, fino a dopo è stato proibito essere iscritti al partito e ad essere massoni. Ma oggi non esistono più né il PSI né il PDS né il vecchio PC. Ora con il PD le cose evidentemente sono cambiate. Quindi, in breve, comunismo vero e antimassonico, perché la massoneria è l'espressione
del potere e dell'ideologia liberale liberista borghese. Però comunista deve combattere la massoneria, sostanzialmente. È chiaro? Perché proprio la massoneria, e lo strumento proprio che la borghesia domina nel mondo. Quindi quando i complottisti di destra sparano tutte queste cazzate dicendo che il comunismo è lo strumento della massoneria giudaica, o che addirittura l'obiettivo finale della massoneria e dei Rothschild è il comunismo, ma questa è veramente una cazzata colossale. Io spero che sia stato sufficiente. Spero di ricevere molti dislike. Spero veramente, che significa che veramente no, la gente è scema. Io quindi ho ragione. No, scherzando ovviamente. Per il momento questo è quanto. Io spero di poter fare altri video su questo a riguardo. Spero di avere il tempo e i mezzi per fare un video dove spiego il perché non è vero che il nazismo e il fascismo erano antimassonici, contro i poteri forti e tutte queste cose qua. Tutto va bene, alla prossima.